Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera. Io sono Alessandro Lippo, referente al servizio del Popolo e la Famiglia nell'accoordinamento dei circoli tra le Marche. Siamo cresciuti molto velocemente, ma abbiamo aperto diversi circoli ad Ascoli, a Teramo, a Sasso Carrato, Civitanova, Potenza Picena, Ancona. E normalmente quando facciamo altri incontri anche con me, cosa diciamo sempre? Perché noi famiglie, cittadini, che non viviamo di politica, abbiamo deciso con il Popolo della Famiglia di scendere in campo e non magari partecipare alle parlamentari del 5 Stelle. Perché? Perché noi cerchiamo come cittadini, innanzitutto non basta l'onestà, ma ci vuole anche competenza e esperienza. Ma poi, discorso anche di Mario Di Norfi, perché Mario era già seduto, bello vattato, sulla poltrona del Palazzo del Potere. A un certo punto ha deciso di lasciare quel palazzo dorato per seguire i propri principi, i propri valori e mettersi a fianco a noi, tutti insieme, in un nuovo percorso per cambiare questo paese che sta andando, lo vediamo tutti, sotto il profilo valoriale, morale, familiare, economico, sociale, lo vediamo tutti, non ci dobbiamo dire molto, sta andando verso il baratro. Quindi noi lo sappiamo, abbiamo tutti figli, siamo tutte famiglie, abbiamo deciso di assumerci la responsabilità in maniera coesa, determinata, da cittadini, abbiamo deciso di entrare con Mario Adinolfi nel Popolo della Famiglia. Quindi noi siamo qui, presenti tutti i giorni, faremo come dici te, seguiremo pedissequamente i tuoi consigli, perché Mario c'è esperienza, se mi lasciate dire... Un attimo, la strategia militare dello Sun Tzu, quello che studiò l'arte della guerra, disse: non c'è miglior alleato dell'ex nemico. Quindi per loro, per noi sei una grandissima risorsa, perché c'hai esperienza, conosce le trappole anche che ti mettono questo potere. E lui non ci farà mai cascare. Quindi cedo subito la parola a Mario. Grazie a tutti per essere ancora qui questa sera. E a te la parola, Mario. Grazie ancora. Grazie. Stasera torno nelle Marche e spero di voler dire il perché stiamo facendo tutto questo. Cioè, perché è così importante... Giovanni, me lo porti un mio libro, per favore, così? Sì. Perché è così importante... Eccolo qua, Celso, ce l'ho, grazie, Giovanni. Perché è così importante e determinante... Io ho scritto appunto "O capiamo o moriamo", il titolo sembra un po' apocalittico, no? Un po' esagerato secondo alcuni, ma è davvero così. O noi capiamo in che versante tragico della storia siamo stati collocati, in che momento di scelta determinante siamo, o se non cogliamo questa difficoltà, se non cogliamo il baratro davanti a noi, ci finiamo dentro. Hanno costruito una società che ormai cammina al buio. E davvero, se non percepisce il pericolo, rischia di sprofondare nel burrone. Hanno costruito una società, non solo evidentemente nel nostro paese. Oggi vedevo un filmato che il Popolo della Famiglia ha cominciato a far circolare su internet, una copertina del National Geographic con i bambini trasformati in transgender a 6 anni. L'idea che la famiglia debba essere destrutturata, che si debba dire famiglie e non più famiglia, in maniera che, essendo tutto famiglia, niente lo sia più. Costringendoci dunque a una dimensione da monadi che ti permette di rimanere solo, indifeso, eliminabile. Le persone non colgono che quella che è chiamata stagione dei nuovi diritti civili è in realtà la costruzione di una strada che porta all'inferno,
che porta a una società dove cresceranno i nostri bambini, i nostri figli, che è una società dove le persone non saranno più persone, ma cose. È questa la costruzione che noi vogliamo impedire. Dice, ce l'hai con gli omosessuali, questa è la grande accusa, no? Adinolfi l'omofobo. Tu sei omofoba? Non mi pare proprio, no? Non siamo omofobi, non abbiamo mai, io almeno non ho mai scritto una parola sul tema dell'omosessualità, non ho mai scritto davvero una parola. Sono un cittadino contrario al matrimonio omosessuale, è un'altra cosa. Sono un cittadino convinto che se tu dici che quella omosessuale è famiglia, implichi inevitabilmente che possa avere figli. E poiché Nichi Vendola e il compagno figli naturalmente non ne possono avere, è del tutto evidente che se tu dici che quella è famiglia e la legittimi, il passaggio successivo sarà, è ovvio, l'utero in affitto, perché utero non ne hanno. Se tu cominci a inserire un meccanismo nella società per cui il figlio non è più ciò che nasce da quel momento straordinario d'amore da un uomo e da una donna, ma è il frutto di una transazione finanziaria in cui la donna è mero fattore della produzione, voi avete capito che questo costruisce la dimensione per cui la persona è cosa, perché ha una targhetta del prezzo. Quel bambino viene comprato, quell'utero viene affittato. In questo libro vi racconto come si prende un'ovocita femminile, perché per fare l'utero in affitto, oltre a dover affittare l'utero, devi pure prendere un'ovocita. E non vi raccontano mai come si fa. Non è che vai al supermercato e c'è lenticchie, fagioli, ovociti, non funziona così. Devi prendere una donna giovane o giovanissima, aprirla dopo averla sottoposta a una devastante fase di almeno 8 settimane di bombardamento ormonale. E qui vi metto le modalità, vi metto il link a un documentario che si chiama Exploitation e che vi fa vedere le facce delle ragazze che escono dal percorso con cui è stato prelevato l'ovulo dal loro corpo. Le facce, perché così capite. E se vi dicono utero in affitto, donazione dell'ovulo, pensate che la donazione dell'ovulo la fa Babbo Natale. Invece la donazione dell'ovulo vuol dire devastare il corpo di una ragazza di 19, 20, 21 anni. Devastarla, molto spesso questa ragazza non potrà più avere figli. 3 volte negli ultimi anni queste ragazze sono morte dentro queste procedure. E sto parlando solo e racconto solo qua ciò che avviene negli Stati Uniti, nei cosiddetti luoghi, no? Dove la clinica è asettica, dove tutto funziona, perché il vero mercato dell'utero in affitto purtroppo si fa in India, in Bangladesh, in Birmania, in Cambogia, in Thailandia, e lì sapete cosa c'è? Lì ci sono decine di migliaia di ragazzine schiave, letteralmente schiave, che entrano in queste cliniche, in questo ciclo produttivo infame. A 16 anni devono fare 10, 11, 12 figli nel loro ciclo fertile, e se non sono produttive o addirittura provano a scappare, il racket costituito dalle famiglie stesse molto spesso le uccide, perché non si possono permettere quella che esce, arriva in Occidente e viene a spiegare che cos'è una città, come molte ce ne sono purtroppo in India, che la cui economia è tutta intessuta delle cosiddette cliniche della fertilità. Questo è. E non perché lo racconto io, nei libri racconto solo cose che sono tradotte, prese, documentate con numeri, fino alla pedanteria, trovate numeri, dati. Noi non predichiamo, noi raccontiamo fatti. Sapete che c'è? Se andate su internet trovate su Mario Adinolfi 455.000 pagine di haters, in cui viene scritto no di tutto, di più. Solo una cosa non sono mai riusciti a scrivere, né da Voglio la mamma né da Occupiamo o moriamo, che una riga, una cifra, una pagina di questo libro sia falsa. Queste sono 207 pagine verificate di assoluta verità.
mai contestate da nessuno, nonostante io sia forse la persona più contestata d'Italia su internet. E chiedetevi il perché. E quando arriviamo ai fatti, alle argomentazioni, ai numeri e ai dati, queste sono cose incontrovertibili e io le conosco nel dettaglio assoluto, perché le studio da anni e da anni vado in giro per l'Italia a dire le cose come stanno. E su questo mai una parola di contestazione. Questo per dirvi che c'è un gusto straordinario nel portare nel dibattito pubblico quella parola ormai estirpata che è verità. Verità. Non è tutto opinabile. Non è tutto consegnato alla possibilità dell'opinione. Esiste qualcosa che è verità. E io in questi anni, ormai molti anni, non faccio altro che andare in giro per l'Italia a partire dal racconto della verità. La cosa rivoluzionaria all'inizio era che dicessi che i bambini nascono da una mamma e da un papà. Capito che cosa complicata? Ma è verità o non è, o è bugia? Nascono da due uomini? Nascono da due donne? Nascono solo da un uomo e da una donna. Pensate che per questa affermazione nel 2011, quando militavo appunto nel Partito Democratico ed ero parlamentare, sono andato due volte a processo per sotto i probiviri. I figli nascono da un uomo e da una donna. È una verità, è ineliminabile, e persino i probiviri del Partito Democratico due volte su due mi hanno dovuto assolvere, perché poi le mie, diciamo, provocazioni, non ho portato il filmino, ho portato provocazioni intellettuali, hanno fatto sì che non potessero proprio in alcun modo condannarmi. Però io ho capito l'antifona, diciamo, e ho scelto di non presentare la candidatura al Parlamento della legislatura che si è appena conclusa. Da parlamentare uscente non è stato facilissimo, perché parlamentare fa un bel mestiere, guadagna una marea di soldi, non fa una mazza, e quindi diciamo è difficile distaccarsi, ecco. Quando l'ho detto a mio padre ancora urlava, insomma, perché è morto un anno fa, ma ogni volta, anche la mia famiglia, devo dire la verità, non l'ha presa benissimo, perché subito dopo io sono andato a iscrivere alle liste di disoccupazione, il mio mestiere è quello che fa il giornalista, venivo dall'esperienza politica, ho ricominciato dalla disoccupazione giornalistica e ho scritto un piccolo libro, quel Voglio la mamma, che forse qualcuno di voi conosce, che da piccolo libro in 500 copie riservate agli amici è diventato un piccolo crack, un piccolo occasione di movimento, di ragionamento. Voglio la mamma. È innegabile che una bambina voglia la mamma. Io ho due figlie, non posso immaginare l'idea di strappare una di queste figlie al grembo materno appena nata e consegnarla a due che se la comprano. Per me, mi dispiace, è totalmente inimmaginabile. La considero una violenza criminale nei confronti della persona più debole di questa terra, il bambino appena nato. E non lo posso considerare accettabile. Per me è un crimine, come tale va descritto e trattato, e l'obiettivo che noi abbiamo è il bando universale della pratica barbara dell'utero in affitto, per la giustizia che dobbiamo nei confronti delle donne e dei bambini, perché nessuno è cosa, nessuno è cosa. Il vero scontro antropologico in corso anche in questa campagna elettorale è lo scontro terrificante tra chi vi dice che la persona ormai è reificata e quindi la puoi comprare quando è bambino, te la puoi affittare quando è donna, la puoi eliminare quando è nascituro, lo puoi uccidere quando è anziano, malato, depresso, affaticato. E un altro fronte, purtroppo minoritario, che dice che la persona ha dignità dal momento del concepimento al momento della morte naturale. Questi siamo noi. Questo è lo scontro determinante, Se vince la partita di chi considera le persone cose, l'inferno è già aperto. Ve l'hanno spiegato con questa clamorosa e ignobile legge sul biotestamento,
spacciando per intervento delle DAT anche il recente meccanismo con cui è stata soppressa la signora in Sardegna, che era un meccanismo di sedazione profonda, peraltro previsto già prima della legge, quindi non ha a che fare, è un meccanismo eutanasico puro. Ma quel meccanismo sostanzialmente, sapete cosa produce di fatto? Avete letto la legge? Quel meccanismo, la novità di quella legge, non è ciò che è accaduto in Sardegna. L'unica vera novità è che le persone che stanno in coma da molti anni, fino all'approvazione di questa legge, non potevano essere toccate. Ora, con l'approvazione di questa legge, possono essere soppresse, se il tutore legale dice sì. Con che modalità sopprimiamo queste persone secondo la legge? Sospensione della nutrizione, sospensione dell'idratazione, di fame e di sete. L'uccisione è fatta per fame e per sete. Ora, questo libro vi racconta che cos'è un'uccisione per fame e per sete, perché bisogna leggere i documenti, bisogna leggere le carte, andarsi a guardare le carte con cui si racconta come è morta Terry Schiavo. L'avete sentita nominare, ma non l'avete mai trovato sui giornali italiani, la modalità con cui è morta dopo che gli togli idratazione e nutrizione. Vi hanno raccontato come è morta Luana Englaro, ma non vi hanno fatto leggere le 133 pagine della relazione clinica degli ultimi 7 giorni di Luana, quando è morta senza avere più le lacrime e le mucose, e che la deidratazione significa uccidere in questa maniera, col corpo squassato dagli spasmi, scritto sulla relazione, perché un cervello, per quanto in coma, non può gestire il dolore immenso rappresentato dalla privazione della nutrizione e soprattutto dell'idratazione. E noi siamo stati così incredibili in questo paese da aver approvato una legge che è totalmente infame, la peggiore di tutte perché è ipocrita, la peggiore di tutte perché ancora una volta se la rifà sui più deboli, su quelli che non si possono difendere. Siamo diventati questo paese qua? Tutto senza un sussulto, senza una protesta, senza niente. L'hanno fatta. Era Natale, sì, c'erano i pacchi, no? C'era pure la Serie A che giocava, sta a pensare al biotestamento. Lo chiamano biotestamento, c'è sempre il trucco linguistico, no? Biotestamento sembra una cosa buona, la libertà di scelta, di DJ Fabo. Sul caso di DJ Fabo quella legge non avrebbe potuto fare nulla, nulla. DJ Fabo può essere uscito solo in Svizzera, cioè portandolo a tariffario con 18.000 euro in tasca, perché se ci vai in Svizzera con niente, in Svizzera niente li fanno, perché è business. Tutte queste cose di cui vi ho parlato, la gender revolution, i ragazzini transgender, l'utero in affitto, il matrimonio omosessuale, la gestione dell'utero e l'utilizzo degli ovociti tratti e tutto quello che riguarda il confine della morte, adesso è diventato un clamoroso indotto di denaro che prima non c'era. È questa la ragione per cui insistono su queste tematiche, perché con queste tematiche si fanno montagne di soldi, montagne. È il nuovo petrolio. Un bambino che nasce in utero in affitto per Elton John costa $500.000, e un bambino costa così, pensate, 10 bambini, 1.000 bambini, 10.000 bambini, 1 milione di bambini, hai fatto un mercato da $500 miliardi, e chi lo tocca più? È più del mercato della cocaina mondiale. Questo è ciò che governa, un colossale livello di interessi che offendono la dignità umana. Questo libro vi racconta il giorno del 2015 in cui, con una telefonata tra governo e AIFA, si decide la liberalizzazione della pillola dei 5 giorni dopo, dalla sera alla mattina. Uno strumento di morte, ancora una volta, viene liberalizzato. Se io vado dal dottor Mazzotta perché mi serve un antibiotico, lui me lo deve prescrivere, non posso andare in farmacia e prendermelo da solo, mi deve fare la prescrizione medica per un antibiotico per una banale influenza. Se devo prendere la pillola 5 giorni dopo, vado al bancone e me la vendono gratis, così, me la vendono.
è la One Norlevo. 13.000 scatole consumate prima di quella telefonata. Da quella telefonata in poi 1.200.000, 420.000 solo nell'ultimo anno. Poi ci lamentiamo e ci diciamo perché nascono così pochi figli. Tu metti 1.200.000 pillole, come dicono loro, di contraccezione d'emergenza in circolo e li devi chiamare così, perché se li chiami per quello che è, cioè pillole abortive, non le puoi mettere sul banco della farmacia. La legge 194 vieterebbe l'utilizzo della pillola abortiva in questi termini, dovrebbe essere ospedalizzata. E allora te la chiamano col gioco linguistico contraccezione d'emergenza. Le nostre figlie, una figlia di 22 anni si convince che è equivalente a un qualsiasi contraccettivo, non percepisce in alcun modo il dramma abortivo, ma 5 giorni dopo gli spermatozoi depositati non hanno fatto un rave party lì dentro, hanno concepito sicuramente. Dico bene, dottor Mazzotta? Sì, mi sa di sì, è successo. È una pillola abortiva, serve a uccidere. Siamo figli di una colossale cultura della morte che non ci fa neanche accorgere dell'orrore che viene praticato. Lo ripeto, ve lo racconto io come è successo, ma nessuno se n'è accorto che quel giorno di marzo era stata liberalizzata quella pillola. Se ne sono accorti Ella One e Norlevo, le case farmaceutiche che la producono. Quelle sì, quelle se ne sono accorte. Guarda, sono passati da 13.000 scatole a 1.200.000. Qualcuno è stato molto contento, diciamo. Qualcuno è stato molto contento. Vero, ministra Lorenzin? Vero, ministra dei 10 vaccini obbligatori, quando in tutto il mondo sono 4? Noi i nostri figli li facciamo vaccinare, per carità, figuriamoci. Ma perché mi fai un decreto che ne rende prima addirittura obbligatori 12? A quali interessi stai rispondendo? Allora, noi dobbiamo, secondo me, rendere chiaro che c'è un'unica salvezza a tutto questo, che è la nostra consapevolezza, cioè sapere quello che sta accadendo, saperlo nel dettaglio. Io scrivo libri mica perché mi voglio divertire, scrivo libri affinché almeno ci sia un pezzo di carta da qualche parte che testimonia nel dettaglio quello che sta accadendo. E nella consapevolezza si costruisca un popolo che a quel punto possa essere fuori da qua, capace di rispondere, replicare e spiegare, dire adesso mettiamoci a un tavolo sui temi veri, con i dati veri, con i numeri veri, qual è la tua argomentazione? Perché è un bene che un bambino di 6 anni si ritrovi iniettato le fiale da $2.000 l'uno di estrogeni? Perché? Per quale ragione? A chi giova? A chi serve? Mia figlia a 7 anni si è voluta iscrivere a scuola calcio. Alla disforia di genere? Perché adesso ci vogliono convincere che 70.000 bambini italiani sono in preda alla disforia di genere, per consegnarli alle fiale di estrogeni, alla costruzione di un percorso che porta verso l'operazione e la transessualità, salvo poi ritrovarsi. Io sono australiano, ho il passaporto australiano, mia mamma è australiana, e quindi l'altro giorno vedevo 60 Minutes, che è il più importante talk show australiano. Un ragazzo di 14 anni veniva intervistato e diceva: ma io adesso ho 14 anni, mia mamma mi ha fatto fare le cure d'estrogeni perché c'erano momenti in cui ero confuso, pensavo di essere una ragazza, ma io adesso mi vergogno, c'ho le tette, ma io sono un uomo, mi sento uomo, sono quello che sono sempre nato, stato. E non si trova una clinica nel mondo che sia pronta a fare una mastoplastica demolitiva su un ragazzino di 14 anni perché è vietata per legge. Quindi questo caso è diventato un caso mondiale, tranne che in Italia, ovviamente l'intervista di 60 Minutes da voi non arriva. È follia quello che stanno facendo. La cosa tremenda è che poi ci vorranno convincere, pensate un po', delle assurdità logiche, di cose che non hanno alcun senso. Io penso a quando ci raccontano, per esempio, la soppressione sistematica dei bambini down in Islanda e nel nord Europa. Voi sapete che da 5 anni non c'è più un bambino down nato in Islanda, neanche uno.
degli ultimi 1800 concepiti in Danimarca ne sono nati due. L'altro giorno questi dati venivano raccontati da un importante giornale nazionale con questo titolo: la prevenzione funziona. Io ho un'altra definizione, perdonatemi. Se si comincia a prendere di mira un segmento di popolazione per le sue caratteristiche fisiche e lo si elimina dalle facce della terra, questo si chiama genocidio di stampo nazista. Non c'è altra definizione possibile. Non c'è altra definizione possibile. È questo che è in atto. Vi cambiano le parole. Allora, se noi costruiamo le condizioni di questo gioco, vi ricordate, voi vi siete battuti, siete venuti al Family Day? Ricordate perché venivamo al Family Day 2015-2016? Chi c'era? Tirate su qualche mano, va, qualcuno c'è. Quindi ve lo ricordate bene. Abbiamo fatto una battaglia che a un certo punto ci propongono sta legge folle. All'interno di questa legge folle mettono un articolo ancora più folle, cosiddetto articolo 5, ve lo ricorderete, sulla stepchild adoption. Che ovviamente sempre col trucco, sempre linguistico, sempre non capisca nessuno, tant'è che mi ritrovo al tavolo con i più importanti dirigenti anche di mondo cattolico che mi dicono: ma no, non c'è nessun pericolo, tutto sommato è gestibile. Guardate, la stepchild adoption è l'utero in affitto, è il senatore, lo giudice che ha infilato una cosa che voi non capite, cioè l'adozione del figliastro per potersi adottare il cosiddetto figlio del compagno che si è portato dagli Stati Uniti a risultare due papà per un figlio. Questa è la stepchild adoption. Voi siete andati in piazza, non una volta, due volte, i politici ci hanno fatto il solito gioco dei politici, sono venuti a prenderci in giro, dicendo sì sì, no, non vi preoccupate, ci pensiamo noi, e come sempre la banda dei ladri poi 20 giorni dopo se l'ha venduta per le poltrone. Ma c'è una cosa che voi, con la vostra presenza, la vostra battaglia, la vostra capacità di essere in piazza in quelle due volte, avete conquistato. L'articolo 5 l'avete cancellato, quella vergogna in quella legge non c'è, altre vergogne, ma quella è la vostra vittoria, avete vinto voi. Che vuol dire che se ci si batte, se ci si batte, si vince questa battaglia alle sue ragioni. Dovete spiegare, è faticoso perché vi mettono sta cosa, no? Stepchild adoption, ma in realtà tu devi andare lì a spiegare, persino ai tuoi lo devi spiegare. Però poi dopo i fatti sono testardi e emerge una ragione di fondo. Adesso vi hanno approvato questa legge infame sulle DAT. Le argomentazioni che vi ho usato io qui stasera, della modalità con cui vengono soppresse le persone, sapete cos'è? Nessuno ce le contesta, è veramente così, è un dato della legge. Fra un anno useranno lo stesso identico argomento che ho usato io per portarvi all'eutanasia con pentobarbital. Perché vi diranno, magari dopo aver mandato una troupe delle Iene a filmare quello che vi ho raccontato, che non si può uccidere così. Bisogna uccidere con il pentobarbital, cioè con quello strumento con cui Emma Bonino, quando fa nessuno tocchi carino, dice che lo stragista americano non può essere eliminato perché è una cosa disumana. Quando invece viene in Italia e trova un povero vecchietto, dice che sì, è meglio ucciderlo così. Meglio uscire col pentobarbital. Ci sarà un'irrazionalità in tutto questo? Ma noi dobbiamo far sì che la nostra cultura, che è una cultura profonda, radicale nel senso che la radice forte che sorregge la nostra nazione, emerga significativamente, e che la possiamo proclamare senza avere vergogna, senza avere paura, e che vinca anche politicamente. Per questo facciamo tutta questa fatica, per questo e per nient'altro, perché se non lo farete voi, non lo farà nessun altro, non lo farà nessun altro. È sulle nostre gracili spalle la responsabilità del tenere alta l'idea della persona umana con la sua dignità profonda dal concepimento fino alla morte naturale. È sulle nostre gracili spalle. Subirete, uscendo da qui, se farete la testimonianza della verità che vi chiedo di fare, ogni tipo di attacco. Non sarà semplice in alcun modo, non vi dico che sarà una cosa che
vi farà riscuotere gli applausi. Ma voi avete una promessa nel Vangelo, c'è scritto: hanno perseguitato me, perseguiteranno voi. Non c'è scritto: hanno perseguitato me, per voi c'è il red carpet a Hollywood. No, no. Quindi ve lo dovete aspettare, che le promesse evangeliche sono rispettate. Ve lo dovete aspettare e dovete essere pronti a controbattere in nome dei fatti ispirati dalla fede, ma in nome dei fatti incontrovertibili. Andate a dire loro che noi siamo in battaglia per salvaguardare gli ultimi, i sofferenti, gli affaticati, coloro che non hanno voce, a cui noi prestiamo la nostra. Questa è la ragione vera e unica per cui è in campo il popolo e la famiglia, perché se non capiamo tutto questo, noi moriamo come civiltà. E allora possiamo beccarci tutti gli insulti che volete, no? A me, oltre a omofobo, di solito mi becco bigotto, retrogrado, e l'ultimo che funziona molto è medievale. Medievale. Infatti sono d'accordo con te, secondo me medievale, mi hanno messo addirittura in un gioco da tavolo vestito da cavaliere, la panza c'è, cioè la corazza e tutto quanto, il barbuto, e ho detto: dai, tutto sommato io me la prendo sta parte qua con me, me la prendo. È il nostro bellissimo storico medioevo delle abbazie che hanno illuminato di sapienza l'Europa, costituendone la radice fin dai primi secoli dopo Cristo. E quando vedete le terre del vostro terremoto, quelle località, quei luoghi diroccati, quando vedete San Benedetto da Norcia, ricordate che state difendendo la grandezza di quella storia, del Medioevo, dell'Alma Mater Studiorum, citato Mirko De Gardi, anno 1000, Bologna, la prima università della storia dell'uomo. La luce arriva fino a noi. Pensate che Bonifacio VIII nel 1300 istituisce il primo giubileo della storia della cristianità, è del 1300 di Papa Bonifacio. E poi non si arrivava col Freccia Bianca a Roma, diciamo, bisognava fare un percorso un po' più complesso, si arrivava anche molto affaticati, stanchi o magari moribondi. Allora Bonifacio VIII apre il primo ospedale pubblico e gratuito della storia dell'umanità, il Santo Spirito in Sassia, per accogliere i pellegrini del giubileo che non ce la facevano più. E pensate un po', se verrete, spero prima del 2025, a Roma e magari fate una passeggiata verso San Pietro, ricordatevi, quando arrivate entrate in via della Conciliazione, prima di entrare date un'occhiata a sinistra sul Lungotevere, perché 718 anni dopo il Santo Spirito in Sassia è ancora lì. Noi siamo la radice di ciò che è bene e per questo permane. Siamo ancora lì a dare conforto ai sofferenti, agli affaticati, ai malati, con qualcosa che non si cancella. È la nostra radice, è ciò che noi siamo. Noi siamo quelli che quando i nostri genitori, i nostri vecchi non ce la fanno più, vengono a casa e muoiono tra le nostre braccia, non con una siringa di pentobarbital, non affamati, non affamati. Questa è la nostra cultura. Questo ciò che noi siamo nel profondo, dal punto di vista storico, culturale, dell'ordinamento giuridico e sì, fatemelo dire, anche dal punto di vista religioso, per via della radice profonda che è il cristianesimo in questa nostra terra. Certo. E allora abbiate coraggio fino in fondo di proclamare tutto questo, perché è un confronto e un conflitto che oggi è necessario, altrimenti soccomberemo. Questo confronto lo dovete portare avanti voi, da soli non ce la faremo mai. Volgiamo lo sguardo alla nostra Madre Maria, e che da Loreto, dove mi trovo oggi, arriva forza al popolo e alla famiglia. Grazie. Se qualcuno ha domande, Ombretta, mi fai domande? Io? Allora, io volevo non ho la voce che hai tu e posso darti del tuo, no Mario? E devi dare del tuo, io del voi. Dai, Mario,
Allora, io non è molto conosciuto il popolo della famiglia. Mi sono trovata in perfetta sintonia con questo movimento politico per tutti i principi che contiene, per la difesa della vita al 360 gradi. Devo dire che come madre e anche come preside ho abbracciato questo movimento, l'ho fatto per i miei figli, ho tre figli anch'io, di cui uno molto piccolo di 5 anni, proprio perché volevo e voglio dare ai miei figli una speranza di futuro. Io non vi nascondo che ero quasi sul punto da dire io me ne vado, lascio l'Italia e vado in un altro paese dove trovo una democrazia più matura, ma non si può scappare perché le nostre origini sono qui. Io ogni volta che vado a scuola alzo gli occhi, guardo i monti sibillini, guardo il mare ritornando indietro e dico io qui devo far ritornare l'Italia, quella che era l'Italia dei miei nonni. I miei nonni hanno avuto una storia d'amore incredibile, una famiglia naturale, normale, un uomo, la donna che hanno costruito questi bellissimi figli e li hanno portati avanti, addirittura nel periodo più brutto della storia che è stato quello della Seconda Guerra Mondiale. Hanno avuto coraggio, hanno avuto fede, ce l'hanno fatta. Io voglio tornare proprio a quei valori, ai valori della famiglia di una volta, quelli che hanno reso l'Italia veramente una potenza nel mondo e l'hanno fatta sfavillare agli occhi di tutti. E noi ci siamo persi completamente in questi anni, ci siamo persi nella materialità, ci siamo persi nel dio denaro, abbiamo perso noi stessi, abbiamo perso la nostra anima e questo è qualcosa di gravissimo veramente. Io a scuola vedo la scuola che non è più la scuola di qualità di una volta. Dopo la legge 107 veramente è una scuola che vive nell'economicità e tutti i discorsi vengono ricondotti lì. Basta vedere le classi pollaio, un organico che è diventato un delirio per il reperimento, soprattutto per i bambini che hanno bisogno del sostegno e che non hanno adeguate ore di sostegno. Quindi non c'è l'attenzione alla persona, non c'è la cura alla persona. È una scuola che viene fagocitata dalla burocrazia, dalle carte che la appesantiscono e la portano lontano dalle classi, dalla didattica, dall'umanità. Noi abbiamo perso la nostra umanità, noi la nostra umanità la dobbiamo ritrovare se noi veramente siamo finiti. E ha ragione Mario nel dire o capiamo o moriamo. Io spero che possiamo essere una scintilla per poter far capire agli altri che se non si verifica un cambiamento appunto nel pensiero, nello spirito, non andiamo avanti, non andiamo avanti a lungo, questa umanità verrà distrutta da se stessa. È un'ultima speranza, una speranza però in cui credo fermamente e per cui sto lottando. A fatica, a grande fatica, perché gli attacchi sono su tutti i lati, da tutti i fronti, la gente non capisce veramente. Però andiamo avanti. Bravo. Andiamo avanti. Se aveste domande o interventi al pubblico, chi vuole? Poi Giovanni mi dici, prego. Quinto comandamento, non uccidere. Io credo che va bene per tutti, per i cristiani soprattutto e per tutte le religioni, perché tutti vogliono vivere una vita dignitosa e vogliono soprattutto vivere con la più grande. Hai ragione, però questo elemento, vedi, dobbiamo riuscire a comunicarlo forse meglio, forse c'è un nostro limite. Tu pensa a Marco Cappato, no? Ti dico un nome, è una persona che io conosco bene personalmente, che ha fatto molti conflitti televisivi e che sostiene che per esempio nel caso di DJ Fabo, ma ormai ne ha declinati a decine di casi del genere, la soluzione che è il bene per il soppresso sia la morte. Cioè la declinazione folle, davvero irrazionale dei nostri tempi è che l'uccisione dell'ucciso sia bene per l'ucciso, cioè per il soggetto del male assoluto. Io elimino il bambino prima che nasca per non fargli avere una vita di sofferenza, così è bene per lui. Io prendo Charlie Gard, avete fatto la battaglia credo che alcuni di voi per Charlie Gard, e ormai sono anche oltre il territorio dell'eutanasia, dove ti dicono che la tua libera scelta che tu compi, ormai siamo oltre, ormai siamo,
A. Charlie Gard che soffre, non può determinare liberamente niente. I genitori dicono: questo è il protocollo di cura degli americani, questo è il protocollo di cura del bambino Gesù, curatelo. Arriva anche una congiuntura astrale che mai più vedete ripetersi, cioè Donald Trump e Papa Francesco fanno la stessa battaglia a difesa di Charlie Gard. Un giudice monocratico della sezione famiglia, cioè divorzi e roba del genere, di Londra, col parruccone bianco, avete visto forse le immagini, in nome di Sua Maestà la Regina, non una volta, ma per quattro volte, da marzo a luglio, proclama morte, 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 morte come miglior interesse del soggetto minore. Attenzione, il passaggio totalmente terrificante è che venga descritta la morte e l'uccisione come bene dell'ucciso, contro ogni volontà espressa esplicitamente, non espressa da Charlie, ma espressa da chi legalmente ne detiene il diritto. Se tu costruisci un orizzonte di questo genere, io te lo racconti, non capiamo, moriamo. Sapete che succede? Succede quello che semplicemente gli episodi di cronaca mi hanno permesso di inserire in questo libro. Due gemelli in Belgio che forse diventano ciechi. Non sono ciechi, forse diventano ciechi, ma stanno in una condizione familiare in cui la famiglia è povera e ci sono altre condizioni di disabilità in quella famiglia. In Belgio chiedono, ottengono a neanche 40 anni l'eutanasia, sono stati uccisi tutti e due i gemelli senza avere la malattia, perché ormai in Olanda e Belgio si uccide interpretando il dolore insopportabile anche dal punto di vista meramente psichico. Se tu dici io non ce la faccio più psichicamente, il tuo dolore insopportabile è certificato da due psichiatri e vai in eutanasia. Questo modello, il modello della donna che è affetta da demenza senile, ottantenne in Olanda, gennaio 2017, raccontate non capiamo moriamo, non trovate niente sui giornali italiani tutto questo. Affetta da demenza senile, conoscete la demenza senile, 2 milioni di italiani sono affetti dalle varie forme di demenza senile che arrivano fino all'Alzheimer. Dopo gli 80 anni, se la cosa è particolarmente degenerata, le persone confondono il giorno con la notte, si svegliano, possono essere moleste, urlano. Una ragazza signora di 80 anni in una struttura clinica in Olanda era in queste condizioni. Il medico trova un documento in cui la signora 30 anni prima aveva scritto un testamento biologico, pensate un po', un biotestamento, in cui la signora aveva scritto: se dovessi trovarmi in condizioni di non intendere e volere, sopprimetemi con l'eutanasia. Chiama i figli, i quattro figli della signora, e per essere tranquillo li fa venire in clinica e gli dice: adesso pratichiamo l'eutanasia a vostra mamma. Come vi ho spiegato, si fa col pentobarbitale l'eutanasia. È un barbiturico, sintesi chimica, costruito per ammazzare i cavalli. Il corpo umano non lo tollererebbe. Quindi viene somministrato prima del barbiturico un antiemetico, cioè una cosa che non fa vomitare, altrimenti il corpo umano lo rigetta. Quando viene fatta l'iniezione di antiemetico sulla pelle della povera signora, la signora, come spesso capita a chi è affetto da demenza senile, ha un momento di lucidità, perché anche se butti una aragosta nell'acqua bollente, quella si mette a strillare. E la signora strilla e dice: mi state uccidendo, mi state uccidendo. Il medico dice ai figli: mettetevi due al lato del letto, ai due lati. 7 minuti dopo la signora è dichiarata morta, con i figli che le hanno tenuto i polsi mentre veniva uccisa. Ora, la cosa drammatica è che Marco Cappato vi racconterà tutto questo come civiltà, come progresso, come nuovo diritto civile. E quindi il quinto comandamento, amica mia, tu lo devi far vivere.
e devi uscire da qua e dire a quelli che ti spiegheranno che quello è il modo con cui la vita non era più degna di essere vissuta, no? Perché usano sempre questa espressione, ci mettono di mezzo sempre la dignità, ci mettono di mezzo sempre la dignità. Io racconto in questo libro la dignità di un uomo, ci ho dovuto mettere 25 pagine di carne e di sangue, perché quell'uomo è mio padre, che ha dovuto affrontare una vita di fatica, di famiglia che fa fatica, sognando finalmente di andare in pensione, con le età pensionabili sempre allungate, poi finalmente a 67 anni ci riesce, e tre giorni dopo essere andato in pensione ha un infarto devastante. Si consegna a quella che i medici definiscono condizione di malattia a diagnosi infausta, cioè non può guarire, può solo morire. Ma il primario mi dice: guarda Mario, che gli inguaribili non sono incurabili. È un primario cattolico, quindi la cura, stare vicino a chi è in quella condizione, è, io posso dirlo adesso dopo averlo vissuto, qualcosa che ti dà una dimensione dell'esistenza che te la fa comprendere appieno. O non vi dico che è facile, è di una difficoltà immensa, faticosissimo, come sempre faticosa la vita della famiglia. Non è il mulino bianco, ma è l'unica cosa che ci tiene agganciata a una qualche razionalità, altrimenti è l'inferno. Altrimenti è l'inferno. Stai vicino a tuo padre, lo vedi spegnersi, lo vedi incrociare lo sguardo quando ti dice: non gliela faccio più, trovami una scorciatoia. E allora porti tua figlia, la sua nipote, a dirgli: guarda, che devi campare perché lei ti vuole ricordare. E usi quello, perché la vita poi ha la forza di vincere sul dolore, ha questa grande forza. La vita è forte, è bella, quella dei bambini è meravigliosa, ti convince a fare cose che non avessi mai fatto. A me hanno convinto a prendere scelte che sono state scomodissime, ma è per loro che si fanno. E allora papà è durato finché ha potuto, poi quando è morto, tre giorni prima erano a firmare le liste del popolo e della famiglia, pensate un po', il 23 aprile, il 26 è morto. Il primario mi guarda e dice: Mario, abbiamo fatto tutto, vedi? È stato tutto il percorso, sono stati importanti tutti quei momenti. Niente di più denso ho vissuto in vita mia, altro che non degno di essere vissuto. E papà ha potuto rivedere tutti, ha potuto rivedere i parenti, gli amici, quelli che arrivano da lontano. Io ho raccontato alla mia famiglia come la sterminata famiglia, perché noi siamo ormai pochissimi, quindi sterminati, e anche veniamo fin dall'Australia, quindi ci siamo ritrovati, e quindi c'è stata profondità di senso. In più il medico mi ha detto: curare tuo papà è costato alle casse pubbliche 500.000 euro. L'iniezione di pentobarbital ha un principio attivo che costa 13 euro. Vuoi consegnare a un sistema la possibilità di curarti con 500.000 euro o eliminarti con 13? E secondo voi, se consegnate a un sistema questa possibilità, in Belgio e Olanda questa possibilità è attiva da 15 anni, la legge è del 2001, cosa farà quella società? Farà di tutto per convincerti che sei un peso, quando già tu ti senti peso. Quando tu sei un gemello e non ce la fa e stai per diventare cieco e quella famiglia è già povera, è già in difficoltà, c'è già l'altro disabile, ti senti peso. Se una società intorno a te ti fa sentire peso. Ma qui che succede se quella persona si trova in quella condizione? Che fa la persona? Cosa fa la nostra comunità in realtà se trova in quelle condizioni? Chiama subito i servizi di welfare nazionale, regionale, comunale. È la prima attività che facciamo. Non pensiamo a sopprimerla quella persona. Se non basta, quei due gemelli affaticati in una parrocchia, in una famiglia affaticata, avrebbero una parrocchia vicino che si andrebbe in qualche modo a prendere cura con un'associazione di volontariato o un qualcosa. Tutto faremmo tranne consegnare una P38 e dire sparatevi. Tutto tranne questo. Allora, quando vi dicono che dentro a quei processi c'è il futuro e il progresso, l'avanzamento della società, spiegate loro che il nostro medioevo, il nostro ordinamento giuridico, la nostra condizione culturale, la nostra radice religiosa, vorrei dire ancora di più, il nostro istinto
è quello che seppure c'è il nostro peggior nemico che sale sul tetto del City Hotel e si vuole buttare di sotto, seppure è il nostro peggior nemico, noi faremo di tutto per dissuaderlo, attiveremmo qualsiasi cosa affinché la sua vita fosse salvaguardata. Questo è ciò che siamo noi. Noi siamo quelli che per via del quinto comandamento abbiamo un ordinamento giuridico che dice che aiutare al suicidio è passibile di una pena da 5 a 12 anni di carcere. Se però ti cambiano l'ordinamento giuridico e il pubblico ministero di Marco Cappato va in aula alzandosi in quell'aula dicendo che Marco Cappato ha fatto un atto pietoso per cui devi dare l'applauso, e con quello preparano le condizioni affinché il prossimo Parlamento vari una norma secondo quel tipo di indicazione, allora è finita la nostra difesa del quinto comandamento, è finita in radice, perché allora diventerà non uccidere il produttivo, l'improduttivo eliminalo prima che puoi. È questo il territorio della battaglia di oggi, ed è solo di oggi. L'Italia del 2023, se il popolo e la famiglia non avrà successo, è l'Italia di quell'inferno là, l'Italia assimilata alle culture del nord Europa, assimilata alle culture che provengono qualche volta dall'America. E però la battaglia è in corso, ragazzi, non voglio sti musi lunghi, perché mica hanno vinto, ragazzi, non è mica andata così, hanno vinto in alcuni paesi. Però se voi andate al confine, fate un po' la vostra bella A14, poi spuntate su al Veneto, fino in Friuli, andate a Gorizia, andate oltre il confine, c'è Nova Gorica, si chiamano uguali, ma è sempre la stessa città. Andate a Nova Gorica e chiedete, ma come è andata questa storia del referendum sul matrimonio omosessuale? Che hanno fatto la legge sul matrimonio omosessuale agli sloveni, al confine con noi, si sono organizzati, una roba tipo questa, hanno raccolto le firme, hanno chiamato il referendum, sono andati dai pastori, cioè dalla conferenza episcopale slovena, hanno organizzato un referendum per vincere, e hanno vinto, cancellando la legge. Questo si fa. La battaglia politica ha una sua valenza, se è valoriale, per noi è determinante. Se fanno le norme faranno costume. Se noi vinciamo, le norme non si fanno. Molto semplice. Lo stesso hanno fatto i croati, inserendo in Costituzione il matrimonio omosessuale, il matrimonio come matrimonio tra uomo e donna. Lo stesso hanno fatto gli ungheresi, hanno fatto i rumeni, i polacchi, che vi devo dire? 1,5 milioni di polacchi a recitare il rosario sui confini della patria, con Repubblica che ha avuto il coraggio di chiamarli neonazisti. Ai polacchi li ha chiamati neonazisti, ai polacchi. E Donald Trump, oh ragazzi, io non sono un trampiano di natura, avete capito, no? Magliettina, cosa, mai, non sono un trampiano, ma io frequento gli Stati Uniti, ci vivo 3 mesi l'anno, ero negli Stati Uniti quando c'è stato l'ultimo dibattito prima delle elezioni americane presidenziali, 28 ottobre, i dibattiti americani sono meravigliosi per chi ama la politica, è una cosa di una bellezza, Clinton contro Trump a dassere di santa ragione, 100 milioni di telespettatori, 100 milioni, a un certo punto si parla di vita, e la Hillary Clinton tira fuori la sentenza Roe vs. Wade, chi leggerà o capirà come moriamo saprà che cos'è la sentenza Roe vs. Wade, è la sentenza del 1973 con cui la Corte Suprema americana liberalizza l'aborto di fatto in America, dicendo che il figlio è pertinenza del corpo della donna finché non è nato. Con questo principio, stabilito dalla Roe vs. Wade, vengono accettate in America le cose più oscene. Voi sapete che in America, a differenza dell'Italia, l'Italia ha la 13ª settimana come limite massimo, in America alla 20ª ancora si può fare, e in più in 7 stati si può fare la partial birth abortion. E Donald Trump lo sa e lo dice durante quel dibattito. La partial birth abortion prevede al 9° mese di gravidanza il parto del bambino, tenendo la testa nel corpo della madre per schiacciarla nell'ultimo istante prima che venga partorito. Un'offesa alla vita, quinto comandamento, una offesa alla vita,
costruita da una clinica, anzi da un network di cliniche che si chiama Planned Parenthood, che è la principale fonte di finanziamento di Hillary Clinton in quella campagna elettorale. Capite perché la politica è così importante? Perché Donald Trump a un certo punto dice: io voglio fare il ban della partial birth abortion, perché è una vergogna, è una cosa talmente orrenda. E la Hillary Clinton, che invece deve difendere gli interessi di chi la paga, ti riattacca la pippa col Roe vs. Wade, la libertà della donna, eccetera, eccetera. Risultato: in quel momento io fisicamente, quando ho visto Donald Trump dare l'attacco sulla Roe vs. Wade, mi sono alzato in piedi e ho cominciato a applaudire come uno scemo una sola istanza. Così. E sono diventato trampiano. Non solo, sono rientrato in Italia e ho fatto una diretta con Radio 24, che qualcuno si ricorda, il giorno prima delle elezioni, con tutti gli inviati in America che dicevano in quella diretta, ma sicuramente vince Hillary Clinton, ve lo ricordate, tutti l'avevano per vincere. Io sono stato l'unico giornalista in diretta a Radio 24, in quella diretta, a dire: guardate, non avete capito niente, vince, è facile, Donald Trump. Ho visto durante la notte, abbiamo fatto una diretta della VDF TV, la nostra piccola televisione sul web, in cui io guardavo i numeri e dicevo: guardate che ha vinto Donald Trump, lo dicevo in diretta alla VDF TV. Mentana, Vespa, no, non si capisce, la Clinton è davanti, la Clinton che... Alle 5 di mattina si sono arresi. Cos'era successo? Chi capisce le lezioni americane l'aveva capito prima. Chi non ne capisce niente perché pensa che l'America sia New York e Washington e Los Angeles, allora diceva che vinceva la Clinton. Ma l'America profonda, l'America vera, l'America che loro disprezzano, che chiamano l'America dei rednecks, sapete chi sono i rednecks? Sono quelli che hanno il collo rosso perché lavorano magari nei campi, perché hanno il sole che gli batte addosso, perché stanno nelle strade, sono i rednecks, gli fanno schifo alla intelligenza americana. E si sono lamentati che i rednecks dell'Ohio avevano cambiato voto e avevano premiato con poche migliaia di voti, in realtà in alcuni stati chiave, la proposta di Donald Trump. Erano stati i cattolici che si erano in realtà spostati, e quelli come me hanno deciso di passare dall'astensione al voto a Donald Trump in quella serata in cui 100 milioni di americani guardavano quella diretta. Ma sapete che ha fatto Donald Trump come primo atto della presidenza? Ha nominato un pro-life alla Corte Suprema, la famosa Corte Suprema che aveva fatto la sentenza Roe vs. Wade, ci ha messo un pro-life decisivo. E seconda cosa, ha tolto i fondi alla dimensione internazionale di Planned Parenthood. I primi due atti con decreto esecutivo della presidenza americana. È stato il primo presidente a parlare della Marcia per la Vita, nella storia della Marcia per la Vita, 45 edizioni. E il 4 luglio, che è una data sacra per gli americani, chi conosce l'America lo sa, il 4 luglio è l'Independence Day, quindi avete visto i film, sapete che cos'è il 4 luglio. Il 4 luglio Donald Trump, il divorziato tre volte, non ha fatto il suo primo 4 luglio alla Casa Bianca, come tutti i presidenti hanno sempre fatto col discorso patriottico. Sapete che cosa vi racconto, in Occhiamo Moriamo? Vi racconto il discorso del 4 luglio di Donald Trump, il suo primo discorso a Piazza Krasinski a Varsavia, davanti a 1,5 milioni di polacchi anche quella volta. Col silenzio di tutte le televisioni, nessuno di voi lo sa, qui trovate il link al discorso, qui lo vedete tutto integrale. E Donald Trump, il cattivissimo, quello che è cristiano che non si può dire, si alza in piedi, va davanti a 1,5 milioni di polacchi e dice: io sono qui per celebrare in realtà non l'indipendenza ma la libertà, sono qui a difendere la libertà perché voi avete insegnato al mondo che si può essere oppressi dal totalitarismo nazista e dal totalitarismo comunista, ma si può conservare la dignità della libertà degli ultimi, perché proprio gli ultimi, dice in quel discorso Donald Trump, partendo dai cantieri Lenin di Danzica, con addosso l'immagine di una Madonna nera e guardando a un uomo santo che aveva detto loro: non abbiate paura, vi siete alzati in piedi e avete riconquistato la vostra libertà gridando tre parole: We want God, noi vogliamo Dio. Questa è la grandezza di nuovo. Una battaglia che riguarda il mondo intero, è una battaglia in cui questa lingua di terra,
irrilevante dal punto di vista geopolitico, ma fondamentale dal punto di vista valoriale, perché la lingua di terra dove c'è la capitale della cristianità può determinare effettivamente da che parte pende il mondo. E noi stiamo resistendo, questo paese sta resistendo, perché in questo paese il matrimonio gay non c'è, è contrario all'ordinamento giuridico e alla Costituzione. In questo paese l'utero in affitto è sanzionato dalla legge, legge 40, articolo 6, comma 12, 2 anni di carcere, 1 milione di euro di multa. In questo paese non ti puoi comprare un bambino. In questo paese, se fai quello che fanno in Svizzera, devi prendere per aiuto al suicidio dai 5 ai 12 anni di carcere. Questo paese non ha la partial birth abortion, non la può neanche concepire. Questo paese ha una capacità di resistenza dovuta alla sua radice profonda. Adesso questa radice profonda è presidiata da voi e la dovete presidiare con tutto il coraggio di cui siete dotati. Grazie davvero, grazie ancora.